se ci pensiamo, è un privilegio grande poter entrare con le telecamere all'interno della Chiesa della Certosa, in questo luogo aperto all'incontro con Dio e chiuso, possiamo dire, a quello che è il mondo distratto, il mondo frettoloso, il mondo affannato. Qui si concentra la preghiera di alcuni uomini, come dicevamo, che hanno fatto una scelta radicale di donare la propria vita al Signore attraverso l'incontro quotidiano con la preghiera, con quei ritmi che scandiscono la vita di questa comunità. E questa sera poter essere, pur seguendo dalle nostre case, dagli ospedali, dalle case di cura, dalle case di riposo, dalle nostre famiglie, pur essendo nelle nostre famiglie, possiamo essere in comunione con questa comunità che ha la gioia e il privilegio di accogliere il successore di Pietro. E quindi questa chiesa semplice ma al tempo stesso molto bella, racchiusa fra quattro mura, grazie alla radio e alla televisione, apre le sue mura e fa sì che tutti noi possiamo essere presenti. Questo è il busto che ricorda la figura di questo grande monaco, San Bruno, busto che viene portato in processione il 6 di ottobre di ogni anno, quindi giovedì scorso, e che oggi ha avuto e ha la grazia di poter vedere qui il successore di Pietro che dinanzi all'urna che raccoglie le spoglie mortali di questo monaco si è inginocchiato, raccolto in preghiera, come del resto prima ancora si è raccolto in preghiera dinanzi alla presenza eucaristica di Gesù. Momenti di attesa, in quanto il Santo Padre in questo momento sta indossando i paramenti liturgici per poi dare inizio alla celebrazione dei Vespri qui nella Chiesa della Certosa. Celebrazione dei Vespri prevista per le ore 18, ma con voi seguiamo in diretta questi momenti di attesa, come del resto attendono anche i monaci, di poter unire le loro voci nel canto dei salmi alla voce del successore di Pietro.